Opzioni weekly, mentre le aziende grandi volano e fanno volare verso l'alto l'S&P 500, le piccole aziende soffrono sempre di più. Lo vediamo molto bene con le opzioni weekly. Segui il video fino alla fine. Benvenuti in questo video, io sono Mino Ciardo, sono il creatore di Investitori in 100 giorni, percorso che ti permette con una 2 ore a settimana di fare un 15-30% annuo. Andiamo a vedere le opzioni weekly, quindi l'operatività di più breve termine che ci permette ogni settimana di crearci anche una piccolissima rendita. Ovviamente, non parliamo di fuffaguru, c'è un rischio. Il rischio è l'assegnazione, quindi scegliamo sempre dei titoli che male che vada vorremmo avere in portafoglio. Se non sai cosa sono le opzioni weekly e vuoi approfondire, ci sono due strade. La prima è di andare sul mio canale YouTube, troverai di tutto e di più. La seconda e più completa è quella di contattarmi e fare il percorso completo. Iniziamo. Allora, condivido lo schermo. Oggi non avremo delle nuove opzioni weekly. Ho già controllato, non c'è niente di che. Andiamo semplicemente a vedere se ha senso andare a reinserire quelle inserite settimana scorsa. Mi spiego meglio. Dove sta? Eccolo qua. Quelle della settimana scorsa sono andate tutte in profitto, tranne NIO. Allora, mettiamole su quelle che non sono andate in profitto automatico. No, lasciamole qua. Sono stato anche disordinato qua, non è da me. Allora, NIO. Poi ci mettiamo PayPal. Ok, allora, come possiamo vedere, di fianco a NIO e davanti a Pfizer c'è scritto 100 a fianco, quindi significa che siamo stati assegnati. Molto bene. Quindi, assegnazione avvenuta. Andiamo a vedere cosa possiamo fare adesso con questi titoli. Partiamo da NIO. NIO abbiamo l'assegnazione a 7,41. Scusate per questa tosse. E ora il prezzo quota 7,23. Quindi siamo leggermente in perdita. Ok. E io direi di andare a mediare con una 6,5. Quindi una 6 e una 6,5. Su NIO abbiamo al momento, andiamo a vedere. Su NIO abbiamo 100 azioni. Quindi metterei 100 azioni a 6. Anche a 7, dai. 100 azioni a 7. Sì. Che sto ragionando insieme a voi. Facciamo 200 azioni a 6,5. Quindi, per capirci, sto mettendo 200 azioni se il prezzo dovesse arrivare qua. E quindi andiamo in quel caso a mediare il prezzo. Perciò, ritorniamo sull'altro schermo. Andiamo a cercare NIO. Ah, ce l'abbiamo già aperta l'altra volta. Ottimo. E andiamo a cercare un 10 giorni, una 7,5. Ah, caspita. Paga molto molto bene. Paga 50 dollari addirittura. Ah, 7,5, 6,5. Scusate. Mi sembrava troppo bello per essere vero. E qua ne vendiamo due. Andiamo subito al mercato, tanto per farlo trasmettere adesso. Sul conto reale, quindi non questo dimostrativo, non vado al mercato. Ma cerco sempre di avere un prezzo migliore. Lo faccio semplicemente ai fini del video. Queste sono operazioni che poi io ricopio sul mio conto personale, andando a fare anche delle modifiche molto spesso. E quindi mi raccomando, non sono consigli finanziari. Innanzitutto, scusate, a copiarla. Weekly, eccola qua. Questa è una mediata, quindi siamo andati a mediare questa situazione. Poi, non è ancora finita perché la mediata la facciamo anche a rialzo. Che cosa significa a rialzo? Abbiamo una 7,5 dove vorremmo andare a liberarcene, magari verso il prezzo 9.
Quindi se da 7,5 dovesse arrivare a 9 nel giro magari di una decina di giorni, che cosa succede? Che Interactive Brokers mi toglie le 100 azioni, perché andare a vendere una call a 9 significa che se dovesse arrivarci il prezzo, io sarei venditore di 100 azioni. Ora il concetto può sembrare complesso, ti rimando ai video delle opzioni weekly. Quindi andiamo a cercare la possibilità di inserire una vendita a 9, sempre 10 giorni, ma secondo me non ci saranno buoni prezzi. Io comunque lo voglio testare. Allora, la 9, 3 dollari. Infatti, io per 3 dollari, sinceramente, non mi sporco le mani e quindi evitiamo e rimaniamo fermi. Poi andiamo avanti. Oltre a Nio, nelle idee. Ah, scusate, prima delle idee. Oltre a Nio, andiamo a vedere come poter sistemare anche Pfizer. Pfizer è un titolo che sta perdendo veramente tanto in questo momento. Andiamo a vederlo. Abbiamo un'assegnazione a prezzo, a prezzo, a prezzo 29,75. Quindi abbiamo un'assegnazione praticamente qui. Siamo leggermente in profitto e una futura assegnazione la potrei provare intorno ai 27, non prima, perché altrimenti l'assegnazione diventa troppo troppo pesante per il mio conto. Andiamo perciò a cercare una 27, vediamo quanto paga. PFE. Ventisette, veramente male, cioè 4 dollari. Ok, e quindi questo è un titolo che non possiamo al momento andare a mediare. Poi andiamo a vedere gli altri titoli che avevamo inserito la settimana scorsa, se ha senso reinserirli. Il gas assolutamente sì, cercherò di vendere una 5,5. Facciamo immediatamente. Quindi UNG. Eccola qui da 5 e mezzo, non a un giorno. Prendiamo quella a 8 giorni. Mettiamo tutti gli strike perché per qualche motivo sono saltati. Anzi, no, non sono saltati. Semplicemente fanno schifo che qua c'è più liquidità sui 10 giorni. A 5 e mezzo, quota 12 dollari. Ce ne vado a mettere direttamente 3. Perché ho molta fiducia e voglia di essere assegnato su questo titolo, vista anche l'avvicinarsi del vero freddo. Ok, perfetto. Quindi anche ONG è andata. Andiamo a prendercela da qui. Copia incolla. Weekly. È fatto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo AG, che sicuramente non è buona da acquistare come put perché i prezzi sono molto elevati, anzi lo toglierei proprio dalla lista. LAC sta mantenendo quei livelli molto bassi, però sinceramente non mi fido perché sta accettando un po' questa zona, quindi non ha voglia di ritornare più su. Nio ce l'abbiamo già. PayPal non sono più prezzi interessanti come erano precedentemente. E abbiamo finito. Quindi anche per oggi abbiamo finito. Andiamo a vedere i risultati. Risultati che adesso saranno mischiati con le opzioni. Di Weekly abbiamo Nio 22 dollari. Ah, scusate, non state vedendo. Perdonatemi. Ecco qua. Abbiamo finito. Dicevo che questi sono i risultati di oggi. Abbiamo NIO 22 dollari e UNG 36. Ovviamente vediamo anche quelle delle opzioni perché si abbiamo registrato praticamente lo stesso giorno. Con questo è tutto. Io vi saluto, mi metto in posizione. Vi ripeto, qualsiasi cosa, informazioni sulle opzioni, troverete tutto sul mio canale YouTube. Se poi volete fare un percorso più approfondito, contattatemi. Io vi saluto, è stato un piacere, ci vediamo settimana prossima con l'analisi macroeconomica. Ciao!